Ciao ragazze, sono Lily, vi voglio far vedere come ho fatto questo libro obliquo. Alla richiesta di Raffaella, lei vuole che io faccia un piccolo tutorial di qualche pagina. Questo obliquo è fatto con una sola linea diagonale. Ora si incomincia. Si segna 3 centimetri alla destra e 1 centimetro in sinistra. Ora si segna diagonale. E si piega. Can you see here? Vedete questa piccola che passa sopra di più del libro? Quando io taglio, taglierò un piccolo così, perché quando si piega viene dritto con il libro. Ora si apre la pagina e si mettono i numeri. Sette, due, sette, quattro, sette, sette, otto, otto, nove, cinque, dieci, sei, dieci, otto, dodici, quattro, tredici, tre e quindici, cinque. Ora si taglia passando il 180. Could you say why you started that far in, that number? Ora pieghiamo. Si piega la prima, questa fuori, dentro, fuori, dentro. Così. E questa è una pagina. Io ho incominciato nel mezzo perché ci sono più tagli. Questo è giusto per provare. Ora facciamo un'altra pagina.
3 centimetri, 1 centimetro. Piega e si apre. Ora si segna 7-1, 7-5, 7-7, 8-9, 9-5, 10-6, 10-8, 12-4, 13-3, 15-6. E ora tagliamo oltre il 180. E si piega. Così. Non so se si vede bene. Ora vi voglio far vedere un trucchetto che io ho. Quando io faccio i miei libri, non uso la penna che scrive. Io uso una penna, una biro che non scrive, perciò quando io marco non so se vedete questa linea. Sì, è perfetta. E non si rovinano i libri. Ok. Ora vi faccio vedere un po' del mio libro già finito. Questa è la fine. Questo è il principio, pagina, il principio del fiore. Vedete? Ora andiamo più in sopra.
Speriamo che vi sono state d'aiuto. Questo è il meglio che posso fare. Grazie tanto. Ciao.